Grosso, campione del mondo, calciatore, ci hai fatto sognare e adesso sei qui a Varese. Cosa provi in questo, sul campo di Masnago? Anche perché questo invito è grazie anche all'amicizia tra Pessotto e il nostro Ambrosè. Ma sono contentissimo di aver accettato questo invito da parte della società Varese. A noi fa molto piacere, sicuramente sarà un allenamento abbastanza difficile perché andremo a confrontarci contro una squadra di grandi che disputa una categoria importante nel calcio italiano. Però io sono ora in una società grandissima che è la Juventus, lavoro per i ragazzi e cerco di fare il mio meglio ogni giorno per farli crescere. Quanto ti mancano molti calciatori, leggevo oggi, in quanto li hai impegnati in altri tornei. Sì, è opportunità per altri, anche più giovani, di poter dimostrare il loro valore e poter crescere anche per loro. Sono diversi ragazzi in tournée con la prima squadra, però abbiamo tanti ragazzi giovani molto bravi che mi auguro che oggi possano migliorare ancora e un giorno poter dimostrare il loro valore. Ma domani compi gli anni? No. No, ne sei tu che chi è che compie gli anni? Pessotto, c'è qualcuno di voi due che compie gli anni Io domani. no, quindi se Allora, qualcuno di noi due ho già lui. bollato subito la. Ok. Senti, tu sei stato campione del mondo. Se dovessi ricordare un momento importante di quella serata magica che ti hai fatto sognare. Ma ricordo tutto il periodo, tutto quello che ha preceduto quel periodo, ma ricordo con piacere tutta la mia carriera, sia le cose positive che quelle meno positive, perché mi hanno aiutato poi a crescere. La Quindi, notte di Berlino c'è qualcosa che ti ha fatto. beh, riuscire ad alzare quella coppa credo che non faceva parte nemmeno dei miei sogni, quindi esserci riuscito, grazie anche all'aiuto dei miei compagni, è stato un qualcosa di sensazionale. Noi ti facciamo tanti in bocca al lupo per la tua nuova attività e anche perché tirare fuori dei grossi campioni della Juventus. Finalmente il calcio forse deve pescare più sull'italiano che non sull'estero, cosa dici? Crepi il lupo e mi auguro che un giorno questi ragazzi possano calcare campi importanti. Okay, grazie Luis.